Delfino Gerolamo, segretario della San Giorgio, che ha organizzato una serie di serate dialettali qui ad Albenga. A un mese dal tragico omicidio qui ad Albenga, qual è l'atmosfera che si sente? Ma l'atmosfera qua è tranquilla e normale, difatti vediamo che la gente ha ancora voglia di uscire, ha voglia di divertirsi, quindi sarei quasi tentato di dire che non ha risentito troppo di quello che è successo. Ecco, durante lo svolgersi delle manifestazioni avete avuto sentore di questo? Durante lo svolgersi delle manifestazioni forse subito abbiamo avuto sentore, poi piano piano sì, se ne parla, se ne continua a parlare, però diciamo che la gente che frequenta qua il teatro non è proprio tutta della località, viene da fuori, quindi lo sente in maniera sfumata. No, io non ce n'ho problemi per uscire, io esco tranquillamente, come siamo sempre usciti. Il problema, se c'è, si risolverà da solo, non lo so. Lei è di Campochiesa? Sì. Ecco, com'è adesso la situazione? Mi è tranquilla, tranquilla. Vi sentite tutelati? Sì, abbastanza, dai. Vero? Abbastanza. Speriamo che continuino. Speriamo che continuino, ecco. Da parte mia non vedo perché bisogna aver paura, cioè è un fatto isolato a sé nel mondo della droga, nel mondo di quelle, almeno queste due qui di Albenga, no? E quindi non ritengo che... Comunque vedendo la polizia più presente vi sentite più tutelati? Sì, beh, è normale, anche le colonnine che c'è Albenga, ma secondo me io forse perché facevo anch'io il vigile una volta, quindi... Secondo me questo è un problema? Vedo. Ma ora ho finito di avere messa. Arrivano!